Il restauratore è uno che recupera la memoria storica e si preoccupa che non vada persa. Quando tocco una cosa antica, penso alle persone che l'hanno fatta. E quando devo consegnare l'oggetto, vivo una grande separazione, un grande dolore. Nutro profondo rispetto per chi costruiva dei manufatti con, tra virgolette, con niente. Non è solo una questione di restauro. Lo devi fare con la coscienza di dire deve essere fatto bene. E anche si deve vedere la passione. Lo deve trasmettere nel modo. Ogni oggetto comunque ha una storia e quindi il fascino per me è un po' quello. Ho passato la vita a sfidare me stessa. Sono cresciuta in un ambiente dove comunque l'arte è stata sempre sentita molto. E piano piano ho fatto questa scelta, è stata anche una scelta difficile perché cominciare da zero non è facile, però mi sono proprio innamorata, perché mi piace tutto ciò che è antico. Trasformare una cosa degradata in cattive condizioni in una cosa di nuovo bella, credo che sia quello che anima ogni restauratore del mondo. Ho iniziato da ragazzino semplicemente ereditando l'attività di rigattiere paterna. Ancora tra gli arnesi del laboratorio ho un vecchio pialletto sponderuola che ho acquistato in terza media. Questo mestiere lo faceva mio padre. Inizialmente non è che, sai, quando un lavoro lo fa il padre, da lì per lì lo rifiuti quasi, no? Poi dopo piano piano mi ci sono ritrovato, insomma, e poi ho portato avanti l'attività che faceva lui. Ci vuole manualità, conoscenza dell'epoca, dei materiali. Avere anche tanti materiali è importante per questo lavoro, perché se non hai i materiali d'epoca è un lavoro che lo fai male. Ho fatto il fabbro come primo lavoro, quindi un po' una dimestichezza al lavoro manuale l'avevo già. E quando mi sono trasferito qui a Montevarchi, ho conosciuto un po' il mondo del restauro. Un mobile del 600 è molto più raro da averlo in bottega, anche perché insomma, è meno comune come restauro. È più facile restaurare un mobile tra l'800 e il 900. Ma il rispetto del manufatto è uguale. L'intervento è sempre fatto con amore. Io penso che le mani è la cosa che ci distingue da tutti gli altri esseri viventi. Per lavorare bene uno deve avere il tatto per sentire se è liscio, se è ruvido. Ho iniziato questa attività perché i miei suoceri mi hanno trasmesso la passione. In Cennano stiamo restaurando una credenza del 500, la cada, tenuta malissimo, rovinata, la stiamo riportando come era in origine. Per mantenere identità al mobile o all'oggetto che è, cerchiamo di utilizzare la stessa tecnica di lavorazione. Quello che cambia, cambiano un po' gli strumenti. Quello che non deve mai fare il restauratore, secondo me, è quello di sostituirsi all'artista. Ovviamente bisogna sempre fare molta attenzione che ci sia armonia, equilibrio. Abbiamo cercato in dei punti di mantenere quella che era la struttura che noi abbiamo trovato, però in dei punti abbiamo fatto, non so, l'integrazione pittorica o anche l'integrazione lignea, che non disturbi l'occhio ma da vicino si possa vedere. Sono nato ad Altamura, Bari. Sono venuto qui in Toscana per tutt'altri motivi, perché ero all'università e studiavo medicina. Ho sempre avuto la passione per l'arte. All'epoca avevo altre ambizioni, sono cascate e mi sono ritrovato a fare questo lavoro. Uno dei mobili più belli che ho restaurato recentemente è stato uno stipo di una famiglia nobile montevarchina. Era uno stipo non molto grande, ma bello. Bello, era in ebano e intarsiato in avorio. Era un ammasso di legno, di pezzettini lasciati in qua e là.
con molta pazienza ho riusato i vecchi sistemi di incollaggio con le colle di animale dell'epoca. Non pensai al guadagno, ma ti garantisco che pur di fare quel mobile l'avrei fatto gratis, per il piacere di farlo. Ho lavorato con un letto di 500, una cosa particolare, che era della famiglia Savoia, appartenuto a re e regine, una cosa affascinante. Era un letto a baldacchino, ci abbiamo fatto i bagni di paraloide perché era tutto tarlato. Chissà che concepimenti si può essere stanco in letto, non si sa, insomma, ecco. A casa avevamo una cristalliera grandissima, di tutto c'era dentro, piatti, cibo, era anche il mobile importante della casa. Sono stato via qualche anno, lavoravo in Germania. Quando sono tornato a casa, io chiesi: dov'è la cristalliera? La cristalliera non c'era più. Mia mamma aveva comprato un mobile bianco di formica. Lì per lì ho avuto un grande dolore, ma per lei quel mobile significava amore, ma anche era un ricordo di tempi un pochino bui. A distanza di anni l'ho capito, la sua scelta. Via dei Musei, la strada nella quale io lavoro, è una strada unica. Ci sono tre musei, ci sono tre chiese. C'è il palazzo più importante, che è Palazzo Alamanni. Ci sono nati artisti importantissimi, che oggi con l'avvento della grossa distribuzione la nostra strada, con cinque attività legate al restauro e all'antiquariato, è un piccolo supermercato dei nostri prodotti e delle nostre manualità. E poi tutti insieme agli altri esercenti della via organizziamo il mercato di Via dei Musei. Stare tutti insieme vuol dire fare forza, rendere forte il nostro paese e creare anche una situazione di agglomerato culturale, non solo legato al mondo dell'artigianato. Sai, ogni tanto a fare l'artigiano ti piglia anche la voglia di smettere, perché cioè, delle volte devi fare no salti mortali, la doppia piruetta o l'avvitamento per andare avanti. Se c'è crisi se ne risente molto questa attività. Chi ha da restaurare un oggetto, si ha delle bollette da pagare o da fare la spesa. Io penso il restauro non va a scomparire, anche perché da che cosa viene sostituito? Quindi noi per forza ci dobbiamo essere. Non sarà facile avere una nuova generazione di restauratori. Io negli ultimi anni ho tenuto alcuni corsi di restauro tecnico-pratico per gli adulti, e sarebbe fondamentale ricreare l'artigianato e creare un rapporto diretto tra la bottega e la scuola, cioè far sì che i ragazzi vengano abitualmente a visitare la nostra tradizione artigiana. Qualche tempo fa ho scattato delle foto. In piazza c'era un ragazzo che faceva le sedie e c'era un gruppo di bambini fortissimo, incantato davanti a questo ragazzo che faceva le sedie, proprio all'antica. E lì ho capito quanto può essere importante il mio lavoro. I restauratori hanno il loro luogo di lezione nei centri storici. Fanno parte della tradizione dell'artigianato manuale italiano e toscano soprattutto. Mi dà molta soddisfazione questo lavoro, ma determinato oggetto quasi alla fine ti dispiace che vadano via. L'amore più grande della mia vita è stato questo. Sì, orgoglioso, sì, no, lo fa volentieri. Però con gli obiettivi no, non me li sono posti. Andare avanti e lavorare giorno per giorno. Il giorno che non avrò più amore lo smetterò, farò qualcos'altro. No, stavo facendo... Ascolta, io ho un lampadario all'orto con dei bicchierini bellini che ci potrebbe venire la plicche. Qualche volta, vieni, vieni a vederlo, sti carpatelo, lo porto a casa.